In questa caldissima giornata di estate, qui nella mia mano la protagonista, la pesca. Indovinate dove sono? Ovviamente a Monte l'Abate. Verrà inaugurata tra pochissimo una mostra fotografica dedicata alla Sagra delle Pesche. Ricordiamo a tutti quanti che la Sagra delle Pesche è ormai un'istituzione a Monte l'Abate. È una festa da tantissimi anni che anima ovviamente le vie di questo paese. Quest'anno, per ovvi motivi, è un'edizione diversa, particolare, ma il comune di Monte l'Abate c'è e vuole comunque omaggiare la sua regina, la pesca, e lo fa attraverso una mostra fotografica. Sono qui con il vice sindaco di Monte l'Abate e assessore all'agricoltura Luca Faroni. Abbiamo già detto che oggi la protagonista è lei, è la pesca di Monte l'Abate. E allora con il vice sindaco vorrei ritornare un po' indietro nel passato e ricordare a tutti quanti quando è nata la Sagra delle Pesche. Sì, la Sagra della Pesca è la più antica della provincia di Pesaro Urbino perché sono più di 77 anni che ebbe luogo la prima sagra nel corso della Prima Guerra Mondiale, poi fu sospesa e per questo abbiamo fatto una mostra fotografica con delle foto in ricordo di questa sagra che appunto vuole essere un momento per mettere al centro dell'attenzione la pesca di Monte l'Abate, che è sicuramente una delle peculiarità del comune di Monte l'Abate. Storicamente la pesca è ricordata anche in qualche scritto antico, addirittura è stato ritrovato alla biblioteca oliveriana una corrispondenza tra la moglie del duca Guidobaldo II di Urbino e una contessa di Monte l'Abate, dove ringraziava nel 1577 delle buone e belle pesche ricevute. Quindi questo frutto che grazie anche ai pescicoltori e al patto d'aria che hanno fatto 10 anni fa hanno seguendo un protocollare preciso in base al quale poi producono le pesche e ne migliorano la qualità. In questa vallata il microclima e il terreno è particolarmente favorevole per la produzione delle pesche che qualitativamente è molto superiore rispetto ad altre pesche e quindi proprio da analisi hanno rilevato la presenza di percentuale più alta di potassio, fosforo e potassio, calcio e vitamina C e vitamina A, quindi sono la qualità della pesca, si sente oltre che dal sapore, ma anche proprio dalle proprietà che ci sono all'interno della pesca. Bene, e allora parlando proprio di proprietà, a questo punto le vorrei chiedere quali sono proprio le proprietà benefiche della pesca. La pesca è un frutto che d'estate si gusta in tanti modi, mangiandola così è famosa anche la limonata di Monte l'Abate, che è una cosa tipica di Monte l'Abate mettendo a bagno le pesche mature con il vino e quindi lasciandole un po' macerare, prendono un gusto particolare. Qualcuno ci aggiunge un po' anche dell'anice, che è una specialità, diciamo, dell'Auger qui di Monte l'Abate, che quando poteva le offriva ai frequentatori della sagra di Monte l'Abate. Quindi è una cosa molto gradevole che rinfresca ed è anche molto ben gradita da chi la sente per la prima volta, l'assaggia. Benissimo, e quest'anno il comune di Monte l'Abate ha deciso di omaggiare la sua regina, la pesca, come abbiamo detto prima, attraverso una mostra fotografica. Da chi è nata l'idea di questa mostra? Ma è nata parlando tra di noi il sindaco, gli assessori e anche la Proloco che aveva un ricco archivio fotografico e quindi da quest'idea non potendo programmare la sagra nel periodo di maggio quando solitamente si fa per le incertezze dovute al Covid abbiamo pensato di prendere queste foto e farle vedere ai visitatori perché sicuramente, soprattutto per le persone più anziane di questo comune, può essere un momento di ricordare i tempi passati perché era molto, molto famosa questa sagra.
come ho detto prima, nel 2019 doveva essere la 75esima sagra, però poi dopo per il Covid, come per ai tempi di guerra, venne sospesa. E quindi adesso, sperando di poter ripartire, l'anno scorso non è stato fatto niente, quest'anno grazie alla SD Podisti di Osteria Nuova hanno organizzato una gara podistica con oltre 200 atleti a cui partecipano, e abbiamo pensato di affiancare quest'altra manifestazione al posto della tradizionale sagra. Benissimo, allora noi ci auguriamo innanzitutto di ritornare l'anno prossimo con la tradizionale sagra delle pesche, che è famosissima e anima le vie di questo comune. È un'istituzione ormai per Montelabate, e non solo un'istituzione, credo che sia un'importante manifestazione per tutto l'indotto. Certo, perché anche i pescicoltori ci tengono particolarmente, perché il loro lavoro è giusto che venga riconosciuto, perché poi gli sforzi sono tanti, le stagioni non sempre aiutano la raccolta e la produzione delle pesche. Quest'anno le gelate primaverili ne hanno limitato molto sia le dimensioni della pesca ma anche la produzione, quindi ci sono anche tanti problemi legati poi dal punto di vista economico. L'unica cosa, il riconoscimento importante che comunque si ha è il valore della pesca, che conserva sempre le sue qualità, che appunto sono al di sopra della media e si riconoscono subito da quando si assaggia il frutto, perché dal primo morso poi si sente la differenza tra una pesca che si vede su un banco e la pesca di Montelabate, che è riconoscibile dal bollino. Il bollino venne chiesto 10 anni fa, è un marchio collettivo che richiese il comune di Montelabate, e i pescicoltori che fanno parte dell'associazione della pesca poi lo producono seguendo un particolare protocollo, e appunto in ricordo di 10 anni del patto che venne istituito nel 2011 verranno fatte delle nuove analisi sui terreni per vedere in questi 10 anni in cui hanno seguito appunto questo protocollo che benefici hanno avuto il terreno e l'ambiente circostante, oltre che il frutto che è rimasto invariato e sempre migliorato nel tempo. E sono qui con questa bellissima donna, Maria Antonioli, assessore sport e manifestazioni. E allora chiedo subito, come sta vivendo questa giornata oggi? Direi una giornata un po' particolare, un'edizione diversa dalle altre. Sì, quest'anno abbiamo pensato, visto la restrizione dovuta al Covid, abbiamo pensato di organizzare questa mostra fotografica, e grazie anche all'archivio che ci ha donato, ci ha offerto la Proloco, e abbiamo in questo archivio c'è addirittura la prima foto che abbiamo trovato del 1948, forse non è la prima sagra ma la seconda o la terza. Abbiamo noi dell'amministrazione comunale, ci siamo improvvisati anche artisti, e quindi siamo anche fieri di questo. Secondo noi è davvero una cosa, abbiamo creato una bella cosa, e sperando che questa mostra sia di interesse di tutta la comunità e anche fuori. Poi volevo ringraziare anche l'Hauser, che oggi sarà qui a esporre le pesche di Montelabate. E ecco quello che volevo anche dire, abbiamo ritrovato questa foto del primo banditore di pesche, Marco Marconi, e poi abbiamo ritrovato anche queste foto bellissime del maestro della banda Tresi, sempre datate del 55, del 60, e tutto molto interessante. Quindi invito tutti a partecipare alla mostra fotografica della Sagra delle Pesche. Benissimo, quindi un archivio, diciamo, storico. Io però le chiedo allora se c'è una foto in particolare che a lei piace. Sì, la foto che preferisco più di tutti è quella con la quale abbiamo iniziato la mostra dall'esterno, per invitare tutte la cittadinanza ad entrare a questa bellissima mostra, e quella che preferisco è questa foto con i contadini, con queste pesche mostrate appena raccolte. Sì, e poi è la più del 1948 anche questa, quindi è quella più antica che abbiamo ritrovato tra l'archivio.
Eccoci qua con un'altra bellissima donna, Giovanna De Marchi, consigliere del comune di Montelabate. Mi hanno appena riferito che sei una montelabatese doc e allora io ti chiedo se c'è stata un'edizione particolare della Sagra delle Pesche che lei ricorda. Ma diciamo che le edizioni sono state tutte molto belle, sinceramente. E chiaramente le prime che io mi ricordo da bambina, forse le più per me emozionanti, anche perché Montelabate prendeva vita e veniva un sacco di gente da Pesaro, dai paesi intorno, e c'erano anche personaggi di spicco che venivano comunque invitati, che rallegravano la festa. Possiamo dire da un Claudio Villa, Nada, abbiamo avuto Rocky Roberts e tanti altri, e quindi per noi bambini specialmente era proprio festa grossa, e quindi dei bellissimi ricordi, ecco. Bellissimi ricordi, abbiamo già detto che quest'anno è un'edizione particolare. Cosa pensa di questa mostra fotografica e se è stata ovviamente anche lei parte attiva di questa mostra? Immagino di sì. Allora, sinceramente quando abbiamo scelto le foto è stato un tuffo al cuore per me, perché sinceramente non le avevo mai viste e ho rivisto tanti personaggi di Montelabate che a oggi non ci sono più, e quindi è stato bello perché poi li conoscevo tutti bene e bello, proprio emozionante direi, quindi... Sì. Ed ecco qui davanti a me la regina, ovviamente sempre lei la pesca, e invece ai miei due lati due uomini doc, anche loro di Montelabate, che fanno parte di un'associazione. Di quale associazione fate parte e di che cosa si occupa? Buonasera a tutti, siamo della Hauser Nazionale con sede qui a Montelabate. La nostra associazione si occupa per l'autogestione servizi, che va in aiuto delle persone anziane, e i nostri servizi sono quelli di aiutarli, per chi è disabile, per chi ha bisogno di aiuto, e siamo organizzati con dei volontari che fanno servizi per aiutare queste persone. Siamo incaricati dal comune di Montelabate per gestire il divulgare della nostra nettarina, che è la pesca di Montelabate, molto particolare, in quanto siamo qua come Hauser per autofinanziarci di quello che ricaviamo, per sempre fare servizi alle persone che hanno bisogno. Benissimo, e oggi in questa lunga giornata che cosa fate? Cosa avete in mente di fare? Ma noi come volontari ci prodighiamo per aiutare gli altri, e in questo caso, visto che è la festa delle pesche, quella tradizionale che si tramanda da 70 anni, forse di più, non potendola fare nei canoni usuali, siamo qua improvvisati di fronte al municipio per ospitare questa gara podistica, e noi facciamo assaggiare queste pesche che sono un po' il nostro fiore all'occhiello. Benissimo, allora non vedo l'ora di assaggiare anch'io questa pesca e ringrazio l'associazione Hauser. Io l'ho appena assaggiata, ma l'ho anche vista, la pesca di Montelabate. È stata appena inaugurata la mostra fotografica grazie al comune di Montelabate, che ci ha illustrato con queste bellissime fotografie ben 75 anni di storia della Sagra delle Pesche. Una bellissima mostra fotografica organizzata davvero con grande passione, che ovviamente vi invito tutti a visitare. Buonasera da Rossini TV.